il telefono, fare una telefonata alla ditta, l'azienda, la società, la multinazionale, che magari ha la sede a Parigi, perché lo sappiamo tutti a chi sono in mano le grandi multinazionali che gestiscono l'80% della privatizzazione dell'arco, sono due, la Veolia e la Suez. Bene, tu telefoni, trovi una ragazzina o un ragazzino del call center che ti dice che riferirà. Dopo passa una settimana, non si sa se è riferito all'Italia. E sappiamo come funzionano queste cose. E quindi non è che il comune o la comunità montana a quel punto potranno intervenire obbligando, potranno al massimo intervenire pagando loro per riparare le cose che non funzionano. Il dato è che le comunità locali verranno completamente esautorate da cittadina. Perché certo, si dice, si faranno delle società, le chiamano compartecipate, insieme. Certo, ma chi ha il potere di decidere le politiche di queste società non è la compartecipata, è chi ha la gestione tecnica, cioè la grande società. E ci saranno ancora altri due o tre problemi, e poi partiamo a vedere invece che cosa succede se vinciamo. È chiaro che per queste società la cosa che funziona di più è riuscire a far consumare più tanta acqua possibile, perché più tu consumi, più loro vanno. Quindi, voi capite tutto questo discorso, il risparmio energetico, il non sprecare l'acqua, eccetera. È esattamente il contrario di quello che vogliono loro, perché più tu consumi, più guadagno. Ti faranno anche la pubblicità su Televoario, perché tu debba consumare, eccetera, eccetera. Quindi avremo, è un po' per dire, quello che succede per esempio con i rifiuti, che mandiamo ad A2A, a Brescia, in questo grande. Bene, lì, questi qui che gestiscono quello smaltitore dei rifiuti, gli viene un mal di pancia terribile ogni volta che qualche comune parte con la raccolta differenziata. Perché? Perché gli diminuisci i rifiuti. E loro guadagnano se sono tanti, se non hanno un tot di rifiuti ci perdono. E quindi, ecco, voi capite qual è la logica che c'è. Ultime due questioni. Sarà un affidamento per 30 anni. Che vuol dire che noi oggi ci prendiamo, non so se chiamarlo l'arroganza, il diritto di decidere come sarà la situazione dei nostri figli e dei nostri nipoti. Lo decidiamo noi con questo referendum. Perché per 30 anni non sarà di cambiare, anche se quelli lì che gestiscono dovessero dimostrare, dovessimo riuscire a dimostrare che non è come organizzano le ore, non funziona. Provate a fare causa alla multinazionale, ridono per 6 mesi e poi dicono adesso basta, non ridono perché adesso mi sono stancato di ridere. Capite che una piccola comunità rispetto a una grande multinazionale non ha nessuna voce di capitolo. L'altro discorso, per chiudere questo capitolo, è: ma se decidono di cambiare il corso degli acquedotti, spetta loro farlo, ma se decidono che una zona non funziona, bisogna, che bisogna deviare un torrente di montagna per, non fanno. Questo cosa significa? Voi pensate, alcune valli della Valle Camonica, che sono
la nostra risorsa economica più grossa, perché sono una delle maggiori attrattive turistiche, che questa società decide di deviare, di fare le cose, di cambiare. Beh, io che ho fatto? Quindi direi anche che anche rispetto al discorso del consumo del territorio, che è la nostra maggiore risorsa, perché dicevo per il turismo, ma anche per noi, viva Dio, lì non avremo, nel momento in cui loro decidono che per risparmiare l'acquedotto deve fare, lo fanno. E mettiamo che allora vinciamo il referendum, oppure anche che lo perdiamo, nell'un caso o nell'altro non sarà il caso di smobilitare. Perché? Per cinque questioni molto semplici. Uno, sarà una cavolata, però io dico, abbiamo una tradizione da salvare. Oltre che non possiamo permettere di pagare costi esagerati perché qualche multinazionale vuole guadagnare, abbiamo una tradizione da salvare. E allora che cosa possiamo inventarci in questa valle? Certo, c'è la possibilità. Dovremo probabilmente costruire una organizzazione, chiamiamola una società pubblica, allora si chiamava ATO, sulla valle, dove ci sia un organismo, sto pensando per esempio alla Valle Camonica Servizi, la quale gestisce tutta questa grande macchina. Ne avremmo probabilmente tutti dei vantaggi. Non è detto che qualche aumento ci debba essere, probabilmente mantenere in piedi gli acquedotti, eccetera, ma anche, poi ne parliamo, il problema della depurazione, eccetera, qualche costo in più, però saranno costi limitati. Due, saremo noi, Camuni, a decidere. E dovremo rendere conto, i politici dovranno rendere conto alla gente, ai loro elettori. E quindi questo, la differenza è, primo, nessuno ci deve guadagnare. Due, dove vogliamo essere noi a decidere. E se per caso, in situazioni particolarmente virtuose riusciremo anche a fare qualche profitto, questi guadagni andranno reinvestiti qui sul territorio per migliorare, eccetera eccetera. Quindi c'è vero un problema vero, che è quello della depurazione, che non tutti i comuni della valle ancora fanno, perché non possiamo pensare di fare la guerra con quelli che abitano sul lago, perché qualche volta l'olio porta un sacco di porcherie. Sarà un problema da affrontare, ma lo affronteremo noi come comuni, non che ci viene qualcuno che lo fa per guadagnarci sopra. Quindi direi è fondamentale il controllo dei cittadini, un minimo di, si può anche decidere che le tariffe possono anche fare i conti con le condizioni familiari delle persone, con gli anziani che non ce la fanno con 400 euro al mese di pensione, con le famiglie numerose. Questo, una gestione pubblica che ha la gestione qui, non può considerare.
beh, sicuramente, capite, una multinazionale che forse non l'ho mai neanche vista la Valle Camone, perché magari sui tecnici e via. Ecco, questi sono sostanzialmente alcuni dei motivi per cui diventa così decisivo, il riuscire a portare a votare il 51% degli elettori, anche non di più, perché sappiamo che non tutte le zone Valle Camonica si sta dimostrando un territorio decisamente molto sensibile. Però i motivi sono questi. I motivi sono: vogliamo decidere il nostro futuro, vogliamo continuare a valorizzare il nostro territorio, non ci torniamo indietro sul fatto di fare i conti se ci sono dei comuni che hanno prodotti. Certo, ci sarà sempre qualcuno che le critica, potevate pensarci per tempo, certo, però ripeto, il nome che ci sta di fronte è proprio quello della gestirci le cose con un minimo di razionalità, come abbiamo sempre fatto. Non vediamo nessun motivo per cui l'acqua della Valle debba essere per 30 anni data in gestione a chi si possa permettere di pagare. Finisco qui sull'acqua e direi due cose, tre o quattro, anche sull'altro, che è il nucleare. Beh, il tema del nucleare è anche questo un tema decisivo che riguarda il nostro oggi e il nostro domani. Alla luce di quello che sta succedendo, di quello che è successo, ci hanno provato a non farci votare, ci hanno provato in tanti modi, per esempio in non ordinare le elezioni amministrative con il referendum, perché dicevano così la gente dice ho già votato. Non avete notato, se qualcuno guarda i telegiornali, che di quello che è successo in Giappone praticamente non ne parlano più? Ho letto oggi due articoli, che uno fatto da persone che da alcuni ingegneri che sono andati lì e hanno scoperto oggi, c'era oggi sul giornale da qualche giorno, che il livello delle radiazioni era tre volte tanto quello che avevano denunciato, tre volte tanto. Quindi, ma uno dei motivi che stanno dietro, che dice è bello il nucleare nel senso che va bene, che costa meno, è perché è intanto una cosa ormai completamente sicura. Magari in passato, hanno bisogno di non considerare quello che è successo in Giappone. Perché se è vero che il Giappone era forse la società che di più ha investito sulla sicurezza, e è successo quello che è successo, credo che smentisca clamorosamente questa cosa. C'è una seconda canzone che ci cantano spesso. Si dice, ma guardate intorno a voi, avete